penso. Ciao Pietro. Sei in mute, Pietro, ricordalo, quindi non ti si sente se non schiacci il bottone. Qua. Eccoci. Ari, buongiorno. Dicevo, sono sorpreso che fai metafore calcistiche. Pensavo che il calcio ormai era bannato dalla tua mente, però insomma, mi fa piacere che ti stai riprendendo. Ma io guarda, sono come i cigni, io sono qua seduto. Sì? E aspetto solo il momento dello sbarellamento di Spalletti. Guarda, Ma quest'anno andiamo dritti. potreste avere Quest'anno la andiamo fortuna dritti, caro che Menagramo. la finestra, diciamo, dei mondiali potrebbe ridargli fiato. Comunque state giocando molto bene, finché dura. Allora, come si dice, vorrei da te però questa cosa, oggi abbiamo un sacco di ospiti, quindi andiamo veloci. Allora, prima di tutto voglio sapere che cosa succede alle posizioni nette corte. Questo è il primo dato che mettiamo via. Prego. Allora, condivido così lo guardiamo insieme. Allora, il tema è questo, è che il disorientamento di cui parlava Eugenio, secondo me, sta in qualche modo coinvolgendo anche gli hedge fund, gli operatori istituzionali, che vanno un po' a tentoni, nel senso che non si vede una strategia di fondo ribassista sul mercato italiano, si vedono delle escursioni, delle folate non sempre vincenti. Ad esempio, Azimut è un titolo che certo sta soffrendo, come vedi, è un titolo che insomma inizia a essere attenzionato. Tre posizioni short fra i titoli del FTSE MIB, insomma, è quello che in questo momento è più al centro. Come vedi, c'è una crescita abbastanza decisa. Però l'andamento di Azimut è certo ribassista, però negli ultimi giorni sta provando rimbalzo, quindi non sempre li vedo super centrati. Non vedo, anche guardando i movimenti sugli altri mercati europei, che è un po' la novità che stiamo cercando di implementare, cioè capire a livello globale come si muovono le mani forti, non c'è una grande concordanza, no, nelle mosse. Ci sono queste escursioni su alcuni titoli e talvolta anche abbastanza fallaci, no? Sì, ricordiamo insomma il Banca Generali che è sparata all'insù un giorno in cui effettivamente c'era un istituzionale molto carico di short e quindi si cerca di andare secondo me su delle singole storie come adesso vedi sui massimi c'è di short c'è Datalogic, Seco, Industrie Nora, MPS con il nuovo ISIN e chissà come sono riusciti a shortare, a trovare presso titoli che è difficilissimo e De Longhi. Quindi a parte questo istituzionale che è Jane Street Group, che ha avuto l'abilità di trovare uno short su MPS e quindi sta festeggiando per i motivi di cui parlavate prima, c'è un atteggiamento un po' ondivago, nel senso non una strategia lineare che punta su un settore, punta a uscire da un settore, ma delle escursioni estemporanee su singoli titoli, come dicevo, non sempre corrette, nel senso che talvolta, insomma, alcuni hanno preso anche delle belle cantonate. Quindi l'impressione che ho guardando l'andamento dei maniforti è che non c'è short deciso sull'indice italiano. Ho l'impressione che il mercato aspetti le decisioni delle agenzie di rating che sono imminenti sull'Italia. C'è il rischio, come sappiamo, che addirittura le obbligazioni passino al junk bond, ma io non credo. Penso che si lasceranno 100 giorni al governo per capire, insomma, in quale direzione andrà. E se ci pensi anche un po' una spada di Damocle, no? Io non ti faccio il downgrade prima proprio perché ti attendo al varco. Quindi secondo me si aspetta un po' questo tema, si aspetta la formazione del governo e nel frattempo si va un po' a tentoni cercando delle storie deboli. Ma in generale, secondo me anche per gli istituzionali è un mercato difficile. L'impressione che ho è che quando tutto sembra stare lì per crollare, poi arrivi il colpo di coda. Se ci pensi anche alla storia delle ultime settimane, gli inizi settimana spesso sono positivi e poi c'è una sorta di implosione anche sul mercato americano. Quindi mercati abbastanza difficili per chi investe, secondo me, cioè per chi investe e tende a fare multi day, certamente più facili, cioè più gestibili per chi invece fa operazioni veloci nell'intraday e a fine giornata chiude tutto. Lì c'è un problema di volumi decrescenti, ma ormai questo è un andazzo che direi quantificherei ormai in 3-4 mesi che la storia è questa, quindi ci siamo quasi assuefatti a questi book abbastanza vuoti, ormai insomma sembrano gli standard. E temo, caro Davide, che questo sarà il new normal, cioè i volumi si sono ormai assestati lì e
e non c'è più il picco, non, insomma, ho l'impressione che a parte il derivato che continua a scambiare discretamente sull'azionario, ormai questi siano gli Però standard. comunque hai visto il derivato, l'ho fatto vedere prima, il FIB ieri in una seduta che doveva essere quella, lasciami dire, tipo breakout, no? Con i volumi che esplodono, in realtà infatti meno dei giorni prima, ma non è solo l'indice italiano, adesso vi faccio vedere lo Standard & Poor's, è la stessa cosa. Sì, è così. Il motivo probabilmente è che alcuni portafogli di retail sono incagliati, entri nella lost rep, cioè che inizia a mediare e poi non hai più liquidità proprio è proprio le mani legate. E, i software chiaramente sono sempre attivi, però probabilmente sono anche un po' più timidi perché poi hai visto i software spesso si spengono, no? In prossimità di eventi price sensitive e quindi fanno un po' meno scambi, però l'impressione che ho guardando un po' i mercati è che ci siamo quasi assuefatti e quindi temo che i volumi degli anni scorsi, non che erano già peraltro più bassi rispetto a quelli precedenti, non torneranno. L'impressione che adesso sia proprio un calo fisiologico e dubito che torneremo ai livelli normali. È vero, ieri sul FIB c'è Dirò stata poca roba, Pietro, però il FIB se ci fa. ho una teoria su questa cosa che secondo me è un po' diversa, cioè noi sappiamo, perché questo ce lo dicono i numeri, che le controparti istituzionali hanno pesantemente sottopesato i mercati azionari, questo è un dato di fatto, ok? Io posso dirti che ho un software che da tanti anni fa questo mestiere sui volumi, no? Che è TV Book, che mi insegna che la svolta nei volumi non viene dai piccoli, viene dalle mani forti. In questo momento le mani forti sono assenti sul mercato. Faccio vedere un aspetto. Dunque, qui stiamo parlando di S&P 500, no? Allora, guardate che cosa succede quando il mercato scende. E che cosa succede quando il mercato sale? Allora, i volumi vanno in crescita quando il mercato scende. Questi sono volumi che crescono. Quando il mercato sale, ce n'è un esempio anche qui, i volumi sono bassi, cioè noi abbiamo le salite con volumi bassi e le discese con volumi assolutamente ampi. Ripeto, qui non siamo sul FIB, qui siamo sul future del mini S&P 500, che è il contratto future più scambiato al mondo, ok? Non c'è trippa, tra virgolette, d'accordo? Allora, ecco che cosa succede quando il mercato scende, lo vediamo anche prima, su questa discesa i volumi andarono a rialzo, ok? Allora, quello che è importantissimo da tenere monitorato qui è il fatto che se ci fosse un acquisto, una crescita, un rialzo, figlio di un aumento di un ritorno di interesse da parte delle mani forti, che è l'unico in grado di generare il turning point, il punto di inversione sul mercato, noi vedremmo sedute come quella di ieri, contraddistinte da una esplosione di volumi. Quello significherebbe che il mercato sta tornando forte a rialzo, cioè una seduta come quella di ieri, che rappresenta il mangiarsi la bruttissima seduta del giorno prima, dovrebbe avvenire con dei volumi che dovevano arrivare sino a qui, cioè dovrebbero essere qua, invece sono in calo, lo vedete anche da voi, vuol dire che questo è un rialzo non partecipato. Dopodiché i prezzi dei titoli vanno sullo stesso. E se uno guarda al rialzo, io diciamo ieri ho messo questi grafici che secondo me sono interessanti, ce n'è più di uno, ho messo generali, ho messo banca generali, ho messo generali, ho messo Unicredit, ho messo Biperbanca, sono tutti titoli interessanti a mio parere, graficamente hanno anche dell'appeal, ma non sono sostenuti dai volumi, questo è un dato importante, quindi è roba da mordi e fuggi, è roba da mi faccio una seduta o due e scappo via, perché se no poi rischio che mi arriva come dire, un aumento improvviso di volumi, vado a farmi una candela con aumento di volumi e ho questa roba qua e poi il mercato mi scappa via. E
È una cosa molto, molto, molto importante da tenere in considerazione. Prego, Pietro. No, sono d'accordo. Lo dicevo settimana scorsa che siamo in un mercato ribassista ormai conclamato e bisogna entrare in questo ordine di idee. Il mercato ribassista che cos'è? Massimi e minimi decrescenti, rimbalzo e l'opportunità per scaricare e la discesa e l'opportunità per caricare gli short. Il problema è che la mente fa fatica a disabituarsi, nel senso che proprio l'essere umano ama stare nella sua zona di comfort, no? E quando deve uscirne fa fatica. E se ci pensi, ci sono investitori che magari sono entrati sul mercato americano 12 anni fa, che un mercato ribassista non sanno manco che cos'è, quindi stanno... Dico, sai, che se uno, un capopopolo, no, dice questo è il momento della svolta, andiamo, conquistiamo il mondo, gira l'angolo e si trova 10 cristiani, dovrebbe dire vabbè, no, cioè nel senso, un rialzo che vorrebbe cambiare le cose dovrebbe avere un sostegno popolare un pochino più corposo. Qui non c'è, qui mancano gli attori importanti che sono quelli che possono smuovere. Per questo credo che prima del turning point, cioè del punto di inversione, dovremmo avere un po' di pazienza, anche perché l'obbligazionario continua a crescere. Sono d'accordo, lo dicevamo proprio settimana scorsa, ricordi che mostriamo il grafico degli ultimi 12 anni, dove questa gamba ribassista degli ultimi 9 mesi è nulla rispetto a quello, al movimento precedente dei 12 anni. Quindi secondo me l'investitore, l'ho detto anche l'altra volta, mi sono beccato un po' di insulti perché sembravo che era troppo ribassista, però quello va visto, nel senso che devi guardare in termini marginali, magari anche su un grafico logaritmico, il pezzetto di discesa negli ultimi 9 mesi, per carità, brutale, repentina, violenta, e non c'è dubbio, perché il Nasdaq ha perso più dell'un terzo del valore in 9 mesi, in poco più di 9 mesi, però contestualizzato all'interno del movimento degli ultimi 12 anni dell'indice americano, è, insomma, è l'inizio. Poi, lo ripeto, l'ho detto anche settimana scorsa, io non l'ho mai vista un ribasso dopo un lungo rialzo di 12 anni con una sola gamba ribassista, e questa è la prima, e io penso, ma non per fare il menagramo, che ce ne saranno altre. Io la leggo così, anche perché il rialzo degli anni scorsi è stato un rialzo che, se ci pensi, non ha precedenti, cioè con le condizioni peggiori, col mondo che si è fermato per la pandemia, il mercato continua a pushare all'insù. Cioè, dimmi una condizione peggiore rispetto a una pandemia, e nonostante quello l'hanno tenuto in piedi il mercato. Quindi ci sta, bisogna... Questa scala logaritmica, il grande rialzo dal 2009, e questo sempre su scala logaritmica, che ricordiamo rende l'idea di quanto in termini percentuali sia l'impatto, no, poi di un certo movimento. E quindi si vede perfettamente come il ribasso attuale, oltre che nervoso, diciamo così, sia anche poco incisivo sul, diciamo, al netto di tutto questo segmento di rialzo, che però, ricordiamolo, è stato anche contraddistinto dall'iniezione sistematica di denaro da parte della Fed, che adesso è finito. Quando è finito? Beh, è finito a marzo, quindi più o meno qua, ok, per capirci. Bene, grazie mille. Grazie a te. Io passerei un attimo a Margherita, perché Margherita, con te abbiamo un percorso che va avanti. Abbiamo messo un altro step, diciamo così, abbiamo messo in mezzo questa inflazione. Nel senso che si voleva un po' cercare di mistificare la situazione e cercare di, insomma, in qualche modo di non spargere panico. Il tema però, in una battuta veloce, è che parlare di banche centrali è difficile se si confronta il lavoro della Federal Reserve con quella della BCE, che proprio per statuto e per costituzione sono molto diverse, nel senso che la Federal Reserve può agire in maniera più rapida, perché chiaramente è un organo più snello che riesce a, insomma, in qualche modo avere più mano libera. La BCE invece deve cercare di, come dire, contemplare le esigenze di 26 paesi totalmente diversi, e quindi dare una politica monetaria unica è molto più complesso. Detto ciò, concludo, la Federal Reserve chiaramente è in una direzione probabilmente più sicura, nel senso che alza i tassi
perché effettivamente c'è un'inflazione della domanda, la BCE lo sta facendo più perché è costretta che perché è certa che questa mossa funzioni. Quindi il tema vero è alzare i tassi così repentinamente ci porterà in recessione, poi questa recessione che cosa comporterà in Europa? Quali sono dopo 2 anni dolorosi di Covid le conseguenze di questa recessione? Nessuno di noi lo sa, ma certo siamo certo. Tutti un po' preoccupati perché poi lo scontento sociale un attimo che arriva e poi quando c'è la pressione dei popoli sulle decisioni dei governi la cosa diventa piuttosto complessa. Quindi ci aspettano tempi insomma incerti, ma concludo con una parola di speranza, se no sembra che uno è sempre drammatico. Io credo che proprio in questi momenti ci siano delle grandissime opportunità sui mercati. Se guardi anche storicamente, uscendo, perché l'investitore è troppo focalizzato sul breve, però chi ha visto molti anni i mercati come noi sa che sono proprio questi i punti di svolta, no? Dove l'investitore tende a scoraggiarsi, quello un po' più alle prime armi, invece l'investitore un po' più paziente, più di lungo, comprende che dal mio punto di vista ci sono delle grandi tendenze del cambiamento, alcuni settori che inevitabilmente cresceranno nei prossimi 5, 10, 12 anni, 20 anni, che sono, l'ho detto varie volte, l'ho scritto anche nel mio ultimo libro, sono il mondo, che ne so, della cyber security, del digitale, del cloud, del gaming online, metaverso, ce n'è per tutti i gusti. Climate change, realtà aumentata, insomma, questi settori dal mio punto di vista non possono che crescere nei prossimi anni, quindi comprarli a prezzi decisamente più bassi rispetto a mesi fa, ma comprarli non secchi, oggi tutti e subito, io proponevo una sorta di acquisti periodici, quindi levando anche l'elemento market timing, che spesso, parliamoci francamente, è devastante per gli investitori retail, che pensano di essere furbi, in realtà col market timing fanno disastri. Secondo me questo è un ottimo momento per iniziare a valutare un investimento di questo genere, e quindi vi lascio dicendo che anche nei momenti, soprattutto nei momenti più difficili e drammatici, nascono delle opportunità straordinarie, quindi bisogna essere sul pezzo, non lasciarsi andare allo scoramento, ma uno, avere l'opportunità anche di lucrare quando i prezzi scendono nel breve, e due, perché è una logica invece più di lungo, iniziare a fare shopping sui settori che sono delle grandissime opportunità per chi ha pazienza di aspettare qualche Bene, grazie Pietro Di anno. Lorenzo, A alla voi, prossima. vi lascio, buona giornata. Ciao. Allora, Salvatore, oggi andiamo veloci perché siamo tanti.